Grande interesse e affluenza di pubblico nella Cappella Palatina del Maschio Angioino a Napoli per la mostra Rivelato i misteri del sacro del maestro Domenico Sepe. Con il patrocinio del Comune di Napoli, l'esposizione, che sarà aperta fino al prossimo 8 maggio ad ingresso gratuito, è stata ideata e curata dalla storica dell'arte Giuseppina Iacovelli, che ascoltiamo ai nostri microfoni. La mostra ha il desiderio di mettere al centro il sacro e il profano. Il sacro è rappresentato appunto dall'opera più emblematica di tutta l'esposizione, che è il Cristo rivelato, mentre il profano sono le altre opere che abbiamo qui in esposizione, come questa che vi presento, che è Napoli velata, e rappresenta appunto la città di Napoli, il tessuto partenopeo. Un progetto in cui è vivo il desiderio di rendere tangibile i misteri del sacro e del profano, onnipresenti nel tessuto sociale partenopeo. Con il maestro Sepe, la prestigiosa cappella del Castelnuovo di Napoli, fino a maggio, si trasforma nella dimora per l'opera con la quale lo scultore chiude il ciclo dedicato alla figura di Cristo, il Cristo rivelato. Questa mostra vuole raccontare i misteri del sacro, no? Rivelato è un termine che anche teologicamente vuole svelare una verità che si cela dentro ogni opera. E il filo conduttore di questa mostra vive proprio in questo processo creativo, cioè di raccontare il non visibile. Il bronzo, quindi attraverso il suo vuoto, vuole raccontare quella parte interna, quella parte spirituale, che in ogni opera vive attraverso la fusione a cielo aperto. Ma questa mostra è caratterizzata anche da altri elementi. Quello primordiale, quindi l'argilla cruda, che è la genesi dell'opera, la cera attraverso pudore svelato, che vuole raccontare quella parte intermedia tra l'effimero e l'eterno, e poi infine il bronzo, che testimone questa grande eternità attraverso la rivelazione.